La Toscana per un giorno pellegrina ad Assisi da San Francesco, patrono d'Italia. Tradizionalmente una regione a turno offre l'olio per la lampada che illumina la tomba del santo. È toccato al Granducato, arrivati tanti pellegrini a migliaia, ma ci sono anche comuni e istituzioni. Con questo simbolico gesto esprimiamo l'amore che tutti gli italiani hanno per te. Con queste parole il sindaco di Firenze Dario Nardella ha donato l'olio che arderà sulla tomba di San Francesco, patrono d'Italia, nel giorno della sua festa. Ogni anno questo gesto simbolico, che si ripete dal 1939, è compiuto da una regione diversa. Quest'anno è stata la Toscana, a nome dell'Italia intera. Ad Assisi c'erano oltre 4.000 pellegrini, arrivati dalle parrocchie, dalle scuole o alla spicciolata. C'era l'infiorata di Fucecchio a rendere bella una già bella giornata di sole. 50 sindaci con i loro gonfaloni giunti dalla regione, oltre al governatore Enrico Rossi, la Toscana vicina all'Umbria per paesaggio e cultura, ma certamente anche per il santo che alla Verna ricevette le stigmate nel 1224, due anni prima della morte avvenuta il 3 ottobre del 1226. Alla festa del patrono d'Italia per la seconda volta non è voluto mancare il premier, che per il Conte Bis ha anticipato alcuni temi della sua azione di governo molto francescani. Dobbiamo realizzare un paese più giusto, in cui ci siano asili nido gratuiti e si dia un senso ai principi di dignità costituzionale, ha detto Conte. Altro tema che la politica si sente di mutuare dal poverello di Assisi, che volle morire nudo sulla terra nuda, il rispetto e l'armonia con la natura, il francesco ecologista, precursore della lotta per salvare il pianeta. E lui non è solo patrono d'Italia, ma anche patrono dell'ecologia. Giovanni Paolo II lo ha nominato patrono di tutti, protettore di tutti gli ecologisti. Oggi più che mai il tema dell'ambiente, della natura, dell'ecologia è fondamentale. L'altro grande tema è senz'altro l'ecologia, no? Il fatto di rimettere in accordo l'uomo con la natura è un tema anche questo di grande attualità. E infine la sua radicalità è il segno che bisogna essere conseguenti con ciò che si pensa.